non lo so, contro il Club Loco, risultato di 2-2, saluta parità con il Club Loco che è riuscito a rimontare i due gol di svantaggio. Erano partiti quindi bene i ragazzi di Capitan Pagano con due reti, una partita che si era messa al sicuro, ma la determinazione del Club Loco dura a morire, quindi è 2-2, Russo laterale fermato, c'è un deve essere ripetuto il fallo laterale per l'avanzata del numero 4 della squadra, non lo so, Russo centralmente verso Palmese, serie di tapin, forse subisce un fallo, c'è il vantaggio, Pagano può andare, Pagano si ferma, rientra ancora, dribbling fermato dal finito, ancora al finito, bello il passaggio verso Russo, Russo punta un avversario, lo dribbla, serve Palmese, tenta di servirlo almeno, ma spazza la difesa dei non lo so, quindi fallo laterale in favore del Club Loco, sempre agli ordini di mister, ha finito a bordo campo, al finito lancio lungo a cercare Palmese, troppo lungo, non ci può arrivare nemmeno il talento del Club Loco, ripartono quindi non lo so, colpo di tacco a servire Pagano, Pagano si gira in area di rigore, fermato il tiro al volo, rimpallato dal finito ed è calcio d'angolo in favore dei non lo so, quindi adesso il calcio d'angolo centralmente, respinge Vinci Guerra con i pugni, ancora la palla per i non lo so, il tiro ancora rimpallato, può partire, non parte, qui contropiede del Club Loco, il passaggio errato di Raggi, Pagano per il compagno, Passaro vince un rimpallo, prova il tiro, fermato bene sempre dalla difesa del Club Loco, parte il contropiede, Russo per Palmese, il tiro, il diagonale al volo di prima intenzione, abbondantemente al lato, ancora quindi 2-2 agli ordini di mister Savoia, di mister Cat, riparte quindi adesso qui non lo so, rientra verso il centro del campo, il tiro, la parata di Vinci Guerra, Pagano, il tapin, e 3-2 in favore dei non lo so, con Capitan Pagano che riesce a ribadire in rete la corta respinta di Vinci Guerra, quindi 3-2, vantaggio, nuovo vantaggio dei non lo so, chiudiamo qui il nostro collegamento. Che trio quest'oggi sul palchetto, anche se il migliore in campo è soltanto Russo, allora una super prestazione contro questo nuovo team, non lo so, una squadra davvero tosta a quanto pare. Allora chiediamo il parere al migliore in campo Russo su come è andata questa partita. Allora, pensavamo, dato che questa squadra era sostituito Inucci, pensavamo che era un po' più, diciamo, meno preparati. Però non, in realtà sono stati molto bravi, ci hanno messo in difficoltà più volte, sono passati in vantaggio due volte consecutive, però poi diciamo con la grinta siamo riusciti a portarla a casa. Senti, secondo te come mai siete passati svantaggio, un po' di distrazione oppure bravi gli avversari? No, gli avversari sono stati bravi, però anche qualche distrazione nostra in fase difensiva c'è stata. Allora chiediamo al mister. Un ringrazio a Vinci Guerra, certo, che portiere forte. Un ringraziamento. Un ringraziamento. E anche il Ciocio Loco che ha segnato il primo gol in campionato. E quindi chiediamo al mister Clelio come spiega il gol del suo pupillo qui. Io lo dico sempre, io sto dicendo da tre partite che lui deve avere fame di gol. E adesso l'ha dimostrato. Si è mangiato anche il pallone, va benissimo, grazie.